perché questa scelta qui e qual è stato l'aspetto tattico del Napoli che maggiormente vi ha messo in difficoltà? Ma credo che dopo che prendi 7 gol in 2 partite qualcosina devi rivedere per cercare di rinforzare la squadra o portarla a mettere in determinate condizioni. Io ho fatto questo tipo di opzione anche in passato, dove magari mi hanno detto bravissimo perché abbiamo vinto 3-0 col Barcellona, però è una scelta che si lega all'aspetto tattico, ma anche per dare maggiore forza a dei ragazzi che in questo momento avevano subito un po' troppo dal punto di vista difensivo. Devo dire che la squadra ha avuto, come è successo anche a Sassuolo, avevamo fatto benissimo i primi 30 minuti e poi dopo il gol ne abbiamo presi due conseguivano dietro l'altro. Abbiamo rischiato più dopo il gol preso che per il resto di tutta la partita, dove il Napoli ha rischiato di chiudere la partita, ma anche noi abbiamo avuto le nostre chance importanti per poter far gol. Giocavamo con una squadra più forte, che ha delle qualità importanti anche individuali, è normale che ci potesse creare delle difficoltà. Il fatto di questo, la difficoltà maggiore l'abbiamo avuto fino a quando non ho cambiato e abbassato un po' i Rigoni, una sorta di un po' di un 5-3-2 in fase difensiva, per poi rialzarlo quando attaccavamo. Questo secondo me ha dato maggiore equilibrio alla squadra. E secondi, diciamo, dopo il cooling break, la squadra mi è sembrata che abbia approcciato molto meglio la gara, rischiando poco e creando delle situazioni importanti, sbagliando la scelta finale, potendo migliorare qualcosa, però. Però insomma, sappiamo di aver affrontato anche una squadra con grandi mezzi e grandi qualità. Buonasera, mister Ferrara, Gazzetta Azzurra. Avete usato tutto l'usabile questa sera? È convinto di essere stato sconfitto più dal Napoli o più dal vostro livello di convinzione? Ah, c'è un insieme di cose dietro la squadra, perché quando tu vieni da un momento di difficoltà l'aspetto mentale è predominante e il fatto di poter di creare una squadra che potesse sì difendere ma anche ripartire velocemente era questo l'obiettivo. L'abbiamo fatta a sprazzi, ma ricordiamoci che c'era anche il Napoli, per quello ci sono sì i meriti del Napoli, ma anche la Sampdoria non penso sia stata a guardare. Se vi riguardate bene poi la partita, anche nelle scelte finali, anche dopo il 2-0, la palla a 1 metro sbagliata da Rigoni davanti al portiere, magari avrebbe riportato la partita a situazioni differenti. Poi quando tu fai gol, che magari vai 1-1, spesso cambiano le partite, quando le squadre soffrono, poi fanno gol e poi rigirano la partita in un'altra maniera e magari il Napoli subisce il fatto di averlo preso. Quello del calcio è fatto anche di aspetti mentali importanti e noi in questo momento non ci gira sicuramente bene in tutti i sensi. Prego. Ministro, buonasera, mi ha anticipato. Dicevo, se fosse entrato quel gol di Rigoni, quel contropiede, lei crede che la partita sarebbe potuta cambiare? E quanto sta girando male la Samp in questo momento? Perché gli episodi, come anche in quei 20 minuti di Sassuolo, avesse segnato, magari sarebbe cambiata anche lì. Sì, perché poi quando guardiamo i risultati bisogna essere lucidi e freddi ad analizzare un po' tutto. Partiamo dal presupposto che se Napoli ha vinto contro di noi ci sta, come è successo magari in passato, come magari quando sono venuto anche a vincere qui a Napoli, perché Napoli è una squadra di grandi mezzi, con grandi qualità anche individuali, che da un momento all'altro può risolvere le partite. Sicuramente noi in quel periodo di grande sofferenza un po' li abbiamo agevolati, come loro possono sbagliare quando tu li vai ad aggredire, però è sempre il desiderio della squadra avversaria di andare e rubare palla, e lì siamo stati in contropiede. Spesso abbiamo sciupato anche delle situazioni pericolose all'ultimo passaggio e devo dire che devo confortare questi ragazzi, perché credo che sia stata in generale per i 90 minuti la migliore prestazione che ha fatto Sampdoria in queste 3 partite, dove non siamo partiti sicuramente bene, ma partiamo anche dalle cose positive. Quagliarella rispetto alle prime due con questo modulo è sembrato molto più pericoloso. È un caso o è favorito, diciamo, da Ma giocare con un è compagno d'attacco? voluto, perché mi sono un po' snaturato io per andare incontro alle esigenze dei miei giocatori, cercando di poter dare, magari se non vedo delle caratteristiche adatte per poter portare avanti il mio sistema di gioco preferito, come voi sapete, cerco di fare un qualcos'altro che però non cambi l'identità e il pensiero di una squadra, i principi. Questo sì, è normale che a Quagliarella, se gli avvicino qualche giocatore in più in questo momento, sia per età sia per caratteristiche, lo avvantaggio. Mister, sono qui. Prima citava i precedenti suoi al San Paolo, avendo a disposizione una squadra obiettivamente più forte, la Roma sua, rispetto alla Sampdoria. Quanto cambia preparare la partita contro il Napoli, essendo allenatore della Sampdoria? E poi se questo Napoli l'ha impressionata più di quelli che ha affrontato una volta anche battuto? Non mi ha impressionato di più. Credo che abbia grandi mezzi, abbia la possibilità di poter anche cambiare a partite in corso con giocatori importanti. L'acquisto di Llorente sembra un giocatore veramente che può dare un qualcosa di diverso anche durante le gare al Napoli. Si sia completata come squadra, però non mi ha impressionato in generale.
credo che abbia fatto prestazioni migliori di queste. Ci ha concesso anche a noi, che siamo un pochino più piccoli in questo momento, 4-5 palle gol importanti, per quello significa che può sicuramente migliorare, partendo dal presupposto che ritengo che sia, insieme alla Juve, la squadra più forte del campionato. Sì, mister, buonasera. Le volevo chiedere come muta l'autostima di un tecnico che 2 anni fa era quasi in finale di Champions e adesso è ultimo in classifica a 0 punti? Beh, sono 3 partite, poi in Italia facciamo presto, no? Ci sono stati grandi allenatori che ne hanno persi anche 5 di fila e sono diventati più grandi di me. Per quello, questo non deve mutare quello che è il mio pensiero. È normale che sono veramente un po' scocciato del fatto e arrabbiato, perché pensavo in un avvio migliore, punto. Però so quello che posso dare a questa squadra e devo cercare di fare ancora qualcosina di più. Si vede che ho fatto ancora troppo poco per poter migliorare questa squadra. Per quello cercherò di lavorare ancora di più rispetto a quello che ho fatto. È normale che vorrei riprendere subito qualche punto dalla prossima, che è fondamentale, specialmente anche per non solo la mia autostima, perché io devo darla anche ai miei, vediamo se la perdo io. Mister, Mauro Cucco, il mio Napoli. Per chi non segue la Samp da vicino, guarda la classifica, vede 3 sconfitte su 3, vede tutto quello che è successo quest'estate con questa trattativa che non finisce per la cessione della società, allora uno pensa, vuoi vedere che la prestazione della squadra è un po' influenzata da quello che accade in società? Se ne è parlato tutte le precedenti, io però adesso voglio stoppare questo pensiero, perché se no ci creiamo tutti quanti no, ci manca, sto rispondendo con tranquillità. Voglio stoppare il concetto, se no diventa un alibi un po' per tutti. Al di là delle potenzialità di questa squadra in questo momento, io devo essere bravo a tirar fuori il meglio da loro, cercando di mettere nelle condizioni di fare. Se ho fatto queste scelte anche tattiche è perché voglio facilitare il loro apprendimento e facilitare anche il momento difficile, che può essere anche non solo tecnico-tattico ma anche psicologico. Detto questo, pensiamo a fare al campo, io devo pensare a allenare, il resto poi ci penseranno altri. Grazie. Grazie a voi.